Questa storia che vi raccontiamo inizia qui, in mezzo a queste strade e in mezzo a questi negozi. Cosa accadde da far nascere la storia del movimento anti-racket? Accadde che invece di fare come era consuetudine fare, quando il mafioso veniva a chiederti il pizzo, tu lo pagavi, ci ponemmo due domande semplici semplici. Possibile che dobbiamo rassegnarci? E poi, se paghiamo il pizzo, cosa succederà dopo? Questa storia che vi raccontiamo è una storia fatta di vite concrete, di commercianti, donne e uomini, delle loro famiglie. È la storia di una comunità che attorno a questi commercianti ha saputo reagire. È una storia scritta nelle aule del tribunale. È una storia che poi il 29 agosto del 91 diventa un modello, perché il fatto che si fosse denunciati in gruppo aveva messo a riparo dalle rappresaglie. Un imprenditore come me poi mi vengono a dire, dice: guardi, tu devi assumere questo ragazzo, perché questo ragazzo è cosa nostra. Mi dissero pure: signora, pagano tutto quanto, perché tu non vuoi pagare? Lì, guarda, quelle parole per me sono indimenticabili, perché per loro era normale. La frase è sempre quella, detto in dialetto, arrosto o masta? Quella è la domanda classica. E quindi l'operaio capisce subito di cosa si tratta. Allora io gli dico, di contadino, con la quinta elementare, che non ci vuole un pozzo di scienza, che chi paga il pizzo a lungo andare diventa o un prestanome o un fallito. Oggi fortunatamente le cose sono cambiate, oggi esistono le associazioni anti-racket, e quindi l'associazionismo evita l'esposizione di un singolo imprenditore. Perché più gli imprenditori vengono visti come degli eroi, quindi più li facciamo diventare dei simboli sul territorio, più arrechiamo un danno al territorio. Non è stato facile cambiare Gela. Il 1992 fu un anno di sconfitte. Dovranno passare più di 10 anni perché a Gela inizino a cambiare le cose. E iniziano a cambiare proprio con Renzo Caponnette, che nel 2005 diviene il presidente dell'associazione anti-racket di Gela. Attorno a lui un gruppo di commercianti rompe il clima di omertà e inizia a dare fiducia ai suoi colleghi. Ecco, e queste sono le facce di quei commercianti che con Renzo hanno avviato un rapporto di collaborazione con le forze dell'ordine. La FAI è quel cappello che serve per poterci far sentire tutti un attimo più tranquilli. Io dico sempre, la prima volta che sono andata a una riunione, ho detto: bene, io chiaramente la notte da adesso in poi dormo un pochino meglio, non è che dormo granché, però rispetto a prima, nel senso che comunque c'hai quel cappello che ti copre, che comunque sai che trovi nel momento in cui c'è un problema, trovi sicuramente una possibile soluzione. Oggi viviamo una giornata storica, oggi Ercolano ha detto: indietro non si torna!